E voi siete fifoni? Oh, ma qua iniziamo già male. No, 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 torniamo un attimo indietro, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti nel mondo dei piccolini. Sono un po' troppo curiosi, soprattutto il biondino, Ale. Ma vediamo un po'. Tutti questi giorni di vacanze estive a casa da scuola. È bellissimo, ma ormai facciamo sempre le stesse cose. E cosa vorresti fare? Visitare nuovi orizzonti, vedere cose nuove. Non dirmi che vuoi diventare Colombo. Sì, Colombo che abbiamo studiato a scuola. Sì, e scoprire un'altra America. Ale. Che ridere, ma quasi. Un giorno sarò famoso. E Ale torna sulla terra. Ok, amici, sentite qui. Ho sentito parlare di un certo Jack. Abita qui in periferia. Dicono sia pazzo, visionario, che abbia allucinazioni. Oh, alquanto inquietante. Sì, ma sentite un po'. Lui, Jack, dice di aver visto un mondo parallelo al nostro, ma molto più grande. Cioè, i marziani, UFO. No, no, niente di tutto questo, ma che al di fuori del nostro mondo ci siano persone come noi, ma solo più grandi di noi. Intendi dire più che altro più vecchie, più grandi di noi, più vecchie. No, 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 no. No, Flo, giganti, in un mondo gigante. Come Golia? Di più. Come quando Alice nel Paese delle Meraviglie diventa più grande della casa, forse anche di più. Oh, mamma mia, no, 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 no. Non ne voglio sapere niente. È stato bello oggi, ma Ma ciao. no, non è possibile, Ale, dai. Avrà veramente le visioni questo Jack? Chissà cosa ha visto. Non può essere C'è vero. solo un modo per scoprirlo. Andiamo da quest'uomo e sentiamo dal vivo questa folle storia. E io ci sto. Andiamo all'avventura. Yuppie! Ah, siete pazzi voi, ma non so perché. Vi seguo sempre! Più tardi i ragazzi raggiungono la presunta casa di Jack. Direi che se la casa è quella giusta, lei stessa si distingue dagli altri. Brr, che disastro! Ok, chi suona? Beh, Beh, siete pronti? Dalla porta esce un uomo con un occhio bendato. E voi chi siete? E ma vai avanti tu, Ale. Oh, buongiorno signore. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo sentito parlare della sua storia, delle sue leggende. Leggende? Sì, del mondo dei più. Leggende? Leggende? Ma si è incantato? Boh. Tutti pensano che io sia pazzo, eh? Lo pensate pure voi? È così? No, no, no. Oh, bene, perché io li ho visti davvero. Sono enormi, 15 volte, 20 volte più grandi di noi, alti. Potrebbero inserirsi nella nostra bocca a 3 a 3. Oh, wow, è così terribile, terrificante. Sì, lo è. Un giorno andremo tutti in pentola. Ok, è ufficiale, mi sento male. Ma come possiamo raggiungere questo posto? Ma sei matto? Sci, scendito! Bisogna camminare, camminare e raggiungere il punto di fine dove la terra finisce E e poi poi? lanciarsi giù.
Ma certo, il punto di fine! Cosa? Cosa? Ma io non ci ho mai provato perché nessuno è mai venuto con me. Ovviamente tutti dei grandi fifoni. E voi? E noi, Gio, e noi? Siete dei fifoni! Ok ragazzi, l'avventura di oggi si conclude qui. Seguiteci per vedere cosa succederà ai nostri piccolini. Quindi se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per vederci ancora e cliccate il pollice in su se il video vi è piaciuto. Ciao ciao!